Questo progetto, questo è un progetto europeo che comprende 10 partner di 7 paesi europei e vuole affrontare le tematiche appunto dei giovani che hanno responsabilità di cura e che con questa attività di sostegno ai loro cari, in Italia sono soprattutto i nonni che vengono curati dai giovani e dagli adolescenti, sono 391.000 in Italia i giovani dai 15 ai 24 anni che hanno carichi di cura anche pesanti e che soffrono moltissimo di questa condizione, che da un lato gli dà sicuramente una soddisfazione, un riconoscimento, ma anche tante problematiche collegate all'attività all'interno della scuola, collegate agli sbocchi sul mondo di lavoro, collegate alla loro salute. Ecco, come si possono aiutare? Possono essere aiutati stando vicini a loro e cercando di rafforzare le loro capacità, le loro competenze, quella che viene chiamata oggi resilienza, cioè capacità di accogliere anche i problemi, non di rifiutarli, ma di accoglierli, riconoscerli e cercare insieme agli altri ragazzi come loro, insieme alle istituzioni, insieme agli operatori, di reagire e di fare in modo che questa esperienza di cura che loro portano a termine, che portano a loro carico, diventi anche un elemento della loro forza. Ci racconta qualche azione di questo progetto? Le azioni sono fondamentalmente tre. Una è una ricerca che è stata realizzata, è in corso di realizzazione in tutta Europa e poi oggi presentiamo già qualche primo risultato, e poi questa attività di sperimentazione di una metodologia di una delle più importanti università svedesi che attiva dei laboratori fra i giovani, fra i ragazzi, che insieme a uno psicologo, insieme a un educatore, vengono proprio portati a riconoscere le loro emozioni e a reagire rafforzandosi nella capacità di stare in rete fra loro. Porteremo anche delle esperienze fatte in altri paesi europei e ci